Manuel Vanuzzo, insomma, siamo in pieno mercato, da sempre, insomma, i lunghi, la fisicità nel pitturato è il tema, diciamo, dolente per la Dinamo, tutti si aspettano magari anche qualche cambio di strategia. E tu che ci sei da tanto tempo, ci dici un po' magari che profilo di giocatore vi serve, anche rispetto a quelli che c'erano l'anno scorso, insomma, abbiamo visto Eze, Gordon andare così così, un Eze ottimo nei playoff, un Gordon magari un po' discontinuo. Ti chiedo un giudizio magari tecnico e cosa vi serve, insomma, sotto le plance. Ma diciamo che al 99% arriverà un lungo tipologia degli ultimi 4 anni, perché comunque conosciamo il gioco di Meo. Lui dice sempre che non siamo noi che dobbiamo adattarci agli altri, ma sugli altri che devono adattarsi a noi. Molto probabilmente arriverà un altro lungo atletico. La speranza mia è che magari sia anche un po' più grosso degli ultimi, però chiaramente. Se vuoi qualcosa da una parte devi sopperire dall'altra, quindi anche quest'anno punteremo sulla pallacanestro veloce, quindi credo che arriverà un lungo atletico. Adesso stanno vedendo varie opzioni, c'è la probabilità che arrivi un rookie, quindi adesso settimana prossima partiranno per la Summer League e si vedrà. Per quanto riguarda l'anno scorso abbiamo provato anche la carta Eze, che magari non era più quell'atleta di 3-4 anni fa. Effettivamente un pochino di fatica l'abbiamo fatta, perché correndo così, se non abbiamo il lungo che sta al nostro ritmo, diventa difficile. Abbiamo puntato molto su Tessitori, che ha fatto bene a tratti, però no, secondo me non è ancora realmente pronto per questa categoria. E quest'anno anche per l'Eurolega, quindi dovrà lavorare ancora tanto e dovrà metterci del suo. Io sarò sempre a disposizione, però è chiaro che, come ho detto, con l'Eurolega comincia a trovare lunghi un pochino più grossi rispetto al campionato italiano, quindi anche quello sarà una nuova avventura molto interessante e molto difficile. Però diciamo che ci stiamo preparando piano piano, adesso andiamo al completamento della squadra e vediamo.